Il mercato e noi e gli altri dovremmo invece badare al risparmio. Agli intercambi, sì. Agli scambi. Agli intercambi, non c'è altra maniera. Io volevo fare una domanda a voi. Sì. Sì, Giovanni. No, voglio che finisca Giovanni e poi proporre una domanda. Sì. Vai Giovanni, finisci e poi facciamo la domanda. Sì, no, dicevo, no, mi volevo riagganciare a una cosa che scriveva Giuseppe l'altro giorno, che rispetto al fair finanziario è estremamente importante da sottolineare, il fatto che adesso arriveranno ondate, preparatevi veramente a ondate di società di primo livello, ma anche di secondo livello, che cambieranno proprietario per un pezzo di pane. Faccio un esempio stupidissimo, la Roma. Vi ricordate, nei mesi scorsi c'era tutto quel discorso della due diligence, di capire quanto sono i costi e cose di questo genere. Per accelerare la sessione, la Roma ha aperto quello che si chiama in gergo una data room, cioè praticamente tutto il lavoro di due diligence, cioè di verifica di quanti sono effettivamente i debiti, i costi e quant'altro, che prima si faceva in 6 mesi, adesso ti danno una chiave d'accesso tipo entrata sul conto in banca, ti leggi da solo in 2 settimane quanto effettivamente è il costo di tutto questo. Solo la Roma ha avuto 11 accessi alla data room e stiamo parlando di una squadra di medio livello. Immaginatevi quelle di livello più basso, dove si possono fare per pochi soldi spese importanti. Ne vedremo delle belle da questo punto di vista, e Giuseppe l'aveva anticipata perfettamente con il passaggio del club francese dell'altra settimana. Vai Giuseppe. Il Paris FC al Bahrein, che ha acquisito il 20% per adesso delle azioni. Sì, io volevo proporvi il nome di Alaf. Come vedete voi il giocatore, non dal punto di vista della fattibilità, perché sappiamo che il Barça potrebbe prenderlo e vorrebbe prenderlo solo nel 21 a 0, quando si svincola, ma come profilo giocatore. Lo vedete come una reale possibile alternativa a Jordi su quella fascia? Guarda, sì, a te tecnicamente sì. Posso? Sì, cioè, nel senso che sì, vai, scusami, finisci. Nel senso che è un giocatore che piace, però è vero che stiamo parlando di uno di 30 anni. Io francamente sugli esterni mi aspetto operazioni più fresche, nonostante stiamo parlando di un giocatore importante, ma stiamo sempre parlando di uno di 30 anni. Guardate, l'operazione va fatta nel 2021, perché adesso Jordi Alba mette il veto, cioè adesso decide Jordi Alba, quindi Jordi Alba come ha fatto mandare via Digne e non ha fatto mandare via Cook, ma no, perché ha detto Jordi Alba, ha detto non lo voglio Digne, perché i senatori quando vanno dicono vabbè, però questo qui non va bene, lo fanno capire, non lo dirà Alba, lo dirà Piqué, che ha più bravura nel parlare con i piani alti, però è questa, ragazzi, cioè non viene adesso, perché non puoi mettere uno che fa competere Jordi Alba, quindi se ne parla del 2021 per forza di cose, con un allenatore che decide e con una dirigenza che decide, e non decidono più i senatori. Però anche i giocatori non possono pensare di giocare tutte le partite, cioè se il giocatore vuole giocare in una squadra vincente non può pensare di giocare tutta la Champions, tutta la Liga, tutta la Coppa. Però tu stai ragioni sempre con la testa di Giuseppe Ortu, non ragioni con la testa. Se Giuseppe Ortu fosse stato un calciatore, ragionava con la testa del Giuseppe Ortu calciatore, che è completamente differente da quella a cui può ragionare il Giuseppe Ortu fuori dal campo. Purtroppo Giuseppe è così, io non ne faccio una colpa a loro. Loro vedono il calcio in un'altra maniera. Questo, se tu parli con un calciatore che è stato professionista e che poi si è messo dall'altra parte, ti dice queste cose che ti sto dicendo, sì, io. Sì, dal campo la vedono sempre in un'altra maniera. Sì. E se tu gli dai la possibilità di poter incidere sul mercato, sull'allenatore, sui dirigenti, loro diranno la loro, che ripeto, è in buona fede, però loro sono convinti di poter vincere con l'idea che hanno loro del campo.
ma purtroppo tante volte non è così, tante volte invece va bene, sia chiaro, in alcuni casi è andata bene, voglio dire, c'è stato un momento, però io ricordo che i Galacticos sono andati in crisi quando Florentino gli ha dato il potere e che quindi ha fatto fuori Vicente del Bosque. È lì che sono andati in crisi, cioè noi avevamo già avevamo il nostro acerrimo nemico, un esempio vero di quello che sarebbe accaduto, e questo è accaduto anche da noi. Il momento in cui si è deciso di non voler più un allenatore dello stampo Rijkaard, Guardiola, Tito, Luis Enrique, si è andato verso un errore fatale delle vittorie. Poi attenzione, il Barça ha continuato a vincere, perché è vero che ha vinto la Champions, però ha vinto le lighe, le coppe, cosa che quest'anno tu non hai vinto, quindi quanto erano importanti quelle lighe e quelle coppe? Erano molto importanti. Esattamente. Io la vedo così. Giussi, tu come la vedi, che poi dobbiamo chiudere su Alaba? A livello tecnico, secondo me è un giocatore che a me è sempre piaciuto. Poi un giocatore che può giocare terzino sinistro, difensore centrale, con la sua nazionale gioca anche a centrocampo, gioca un po' in attacco. Giocatore molto duttile. Il problema è che Alaba è un titolare. Tu lo prendi che dici, vicino a Jordi Alba siediti in panchina o vicino Alaba siediti in panchina? È un po' difficile, considerando anche che poi Alaba non percepisce 2-3 milioni l'anno, ma 7, 8, 9, 10. Quindi poi andrebbe fatta una scelta molto importante sul lato sinistro, oppure prendi Alaba per fare difensore centrale, però a quel punto metti Langley in panchina. Quindi sarebbe un ottimo acquisto sotto l'aspetto tecnico, ma sotto l'aspetto tattico dove lo metti? Non lo so, io lo vedo più centrale Alaba che terzino, specialmente con l'avanzare degli anni, sinceramente. Quindi, beh, a 28 anni, sì, però. Sì, quello sì. No, 28 anni. A 28 anni, sì, no, sì, no, non è un trentenne. Non è 91 Alaba. 92 ah, ok, no, allora sbagliavo, no, fosse il 91. Io ripeto, io lo vedo molto nel futuro prossimo, lo vedo meglio da centrale che da terzino sinistro. Ripeto, non lo so come andrà, non credo che poi noi possiamo questo anno potersi accollare un ingaggio. Probabilmente vedremo nel 2021. Vedremo quale sarà il progetto del nuovo allenatore, se vorrà giocatori pronti o punterà più alla cantera intorno a Messi, a Busquets, non lo sappiamo, vediamo. Però ecco, io penso che come io lo vedrei più come centrale e nel 2021. Questo è quello che penso. Ragazzi, allora io penso che possiamo chiudere qui. Ma prima di chiudere, sì, certo. Prima di chiudere a chiusura anche del discorso che avevamo fatto Messi Suning, vi volevo aggiornare sulla chiusura di Shenzhen. Sì, il gruppo Suning ha chiuso con un più 4,20% la seduta odierna. Dobbiamo aspettarci per riallacciarci a quelle cose lì. Dobbiamo aspettarci anche domani una bella prima pagina della Gazzetta dello Sport. Così abbiamo altro 4,20 o 5% per i cinesi. Va bene, vedremo nei prossimi giorni. Intanto continuiamo, speriamo che la squadra si stia allenando bene in previsione della Champions League. Allora, io direi possiamo chiudere qui. Chiudiamo la tertuglia con la 3G, ringraziando ovviamente Giuseppe Ortu, Giovanni Cardarello e la Giusy Zaffiro. E buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti. Ragazzi. Buonanotte. Ciao ragazzi, alla settimana prossima, buonanotte. Grazie ovviamente ai Tertullianos, questa prima tertuglia con la 3G, Giuseppe Ortu, Giovanni Cardarello e Giusy Zaffiro. Alberto, noi di corsa andiamo a prendere Massimo Cravello e il nostro Sergio Leonetti, ci andiamo ad ascoltare Peret, quindi la rumba catalana con Gitana e Cicerà.
Singara Stregona. Esattamente. Poi rientriamo subito con Maurizio Cravello e Sergio Leonetti. Ok. Esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción. Para el mal de amores, tumbas y flores, vente al paralelo, cuenta canaletas, mercado San Antonio. Gitana hechicera gitana, Maramón, tan llena de gracia, Maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder, los niños que lloran, es su poder. Su justa palabra, es su poder. La flor de la rambla, es su poder. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, tan llena de gracia, Maramón, más guapa que el sol, porque sí. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que nos parió. Todos les abre su corazón, sin acepción de razas ni de color. Humildes trabajadores, grandes poetas que le han cantado al amor. Una sagrada familia se ha levantado en su interior. Para el mal de amores, rumbas y flores, frente al paralelo, puente canaleta, mercado San Antonio. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, tan llena de gracia, Maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder, los niños que lloran, es su poder. Su justa palabra, es su poder. Y la flor de la rambla, es su poder. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, tan llena de gracia, Maramón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, Maramón, hechicera gitana, Maramón, romántica reina, Maramón, la que nos parió. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ella tiene poder. Eccoci che siamo di nuovo ritornati qui su, ecco, Radio Barza Italia. Allora Alberto, prendiamo gli altri due nostri ospiti della serata. Diamo il benvenuto a Sergio Leonetti. Ciao Sergio. Apriamo la gavia, esce il leone. Ciao Alberto. Ciao Sergio. E poi il nostro Maurizio Cravello. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, buonasera ai radioascoltatori. Allora,